Ragazzi, anche il Papa si è espresso contro l'ideologia gender. Il pontefice l'ha definita come il più grosso pericolo dei nostri tempi. Questa ideologia, secondo il Papa, cerca di cancellare le differenze naturali tra uomo e donna, portando a una omologazione che rischia di cancellare l'intera umanità. Durante un convegno in Vaticano intitolato Uomo e donna, immagine di Dio per un'antropologia delle vocazioni, il Papa ha sottolineato quanto sia importante riconoscere le differenze tra uomo e donna ed ha aggiunto che queste differenze non sono solo biologiche, ma contribuiscono alla ricchezza e alla diversità della società. Personalmente mi trovo d'accordissimo con Papa Francesco. In conclusione posso dire che mentre per anni abbiamo assistito all'ideologia gender che si promuoveva a baluardo di uguaglianza e di libertà di espressione, baluardo che non ha mai accettato nessuna critica a riguardo, ora arrivano come un boomerang le critiche del Papa. Prima di continuare con il video però vi chiedo un favore, di iscrivervi al canale, è gratis, ogni giorno troverete nuovi video, cosa aspettate? Critiche che si uniscono a quelle di milioni di persone che per anni hanno solamente detto e venivano etichettati a fascisti per questo, che l'ideologia gender vuole ignorare le differenze innate biologiche tra uomo e donna e metterci su un'autostrada che va dritti verso la negazione della natura umana.